Operazione antidroga tra Palermo e Africo Nuovo dei carabinieri del reparto operativo di Palermo. I militari hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, 10 in carcere e 5 ai domiciliari. Il provvedimento è del GIP di Palermo su richiesta della DDA. Gli arrestati sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di aver agevolato l'attività mafiosa. Sono anche contestati di vari episodi di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. L'indagine ricostruisce l'attività di spaccio nei mandamenti mafiosi palermitani di Porta Nuova, Brancaccio, Tommaso Natale e San Lorenzo. L'organizzazione si riforniva di grosse quantità di droga in Calabria per poi rifornire i pusher nel capoluogo di diverse piazze di spaccio. L'indagine iniziata nel settembre del 2019 e ha consentito così di individuare un'associazione dedita al traffico di stupefacenti che si occupava di importare a Palermo, tramite vari canali di rifornimento, grosse partite di droga di diversa tipologia da immettere nelle piazze di spaccio nel centro del capoluogo siciliano. Al vertice dell'associazione ci sarebbero boss e già definitivamente condannati delle famiglie mafiose di Palermo, Centro e di Partanna Mondello, che con altri affiliati del mandamento di Brancaggio, già sottoposti a misura cautelare in un altro procedimento, avevano così contatto con i fornitori di droghe di Campania e Calabria e con spacciatori palermitani incaricati di rivendere al dettaglio i chili di stupefacenti. Secondo quanto è accertato dalle indagini, i soldi del traffico di droga servivano per il mantenimento delle famiglie dei detenuti per mafia. Nel corso dell'inchiesta sono stati arrestati 8 corrieri e sequestrate complessivamente 185 kg tra cocaina, hashish e crack e 52.000 euro in contanti. In un'abitazione di Pollenna, Trocchia, a Napoli, i carabinieri hanno sequestrato ben 255 kg di hashish.